Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui per ripresentarvi questo ranghinatore della Oxbow Merger di LBJ Modding. Praticamente video aggiornamento perché, come vi ricorderete, questo ranghinatore l'ho già presentato, ma è uscita una V.3 dove sono state aggiunte alcune migliorie, fissati alcuni bug e aggiunti qualche funzione. Ciò nonostante comunque qualche cosa c'è sempre da fare, nel senso che comunque ho notato che ancora qualche cosina che magari si potrebbe mettere a posto. Ad esempio il discorso sempre dei tubi che idraulici rimangono sempre tagliati lì, ma magari questo qui ci sarà in un nuovo. In una nuova modifica. Allora, partiamo subito con la presentazione. Modifiche che sono state aggiunte. Allora, saliamo sul trattore, apriamo intanto gli HUD, se non ci vedo niente. Allora, iniziamo a dispiegare intanto, che vi voglio far vedere un po' il tutto. Allora, come vi ricorderete, la scorsa, oppure l'edizione prima, la V2, praticamente voi cosa facevate? Abbassavate, accendevate il ranghinatore, che è italiano, mamma mia che ho stasera, e praticamente da sinistra verso destra questo era il suo unico verso. Allora, come potete vedere dall'F1 ci sono tre voci in particolare, keypad 7, keypad 8, keypad 9, poi c'è left control keypad 7, left control keypad 8, left control keypad 9. Allora, che cosa servono questi qui? Praticamente, adesso vi faccio vedere meglio, vediamo se da così vi riesco a far vedere. Ok, forse da questa angolazione. Allora, premendo il keypad 7 alziamo il braccio, ok? Keypad 8 alziamo l'altro braccio, scusate, keypad 7, keypad 9, keypad 8 alziamo quello centrale. Ecco. Questa funzione è una nuova funzione che è stata aggiunta, la possibilità di alzare e abbassare indipendentemente i bracci. Vedete? Alzare tutti e tre, voglio abbassare quello centrale, tengo abbassato quello centrale, alzo quello centrale, abbasso quello di sinistra, alzo quello di sinistra, abbasso quello di destra, insieme a quello centrale, viceversa. Ok, facciamo così. La possibilità di tenere abbassati quelli due laterali e alzato quello centrale. In più, a cosa serve questo? Dopo vi farò vedere anche a modo in campo. Serve nel caso voi vogliate convogliare il fieno o paglia al centro o ai lati. Cioè, vi faccio vedere meglio. Se noi alziamo quello centrale e poi con keypad left control, keypad 7 e 9, adesso non mi ricordo il senso di rotazione, perciò accendiamo subito. Vediamo che i nastri girano verso destra. Ricordatevi ragazzi che io vi sto parlando verso destra riguardando il trattore verso l'avanti, perciò i nastri adesso vanno verso destra. Perciò ora guardate che cosa succede al braccio di destra. Avete visto il giro di rotazione del nastro? Scusate, quello di sinistra. Vedete che cambia, ok? Stessa cosa se premo keypad 9 insieme a left control, cambiamo il senso di rotazione dei nastri. Questo serve che praticamente noi convogliamo la paglia al centro, ok? Ciò nonostante, se noi abbassiamo anche quello centrale, attenzione a questo piccolo bug, nel senso quello centrale e quello di sinistra puntano verso destra, però quello di destra punta verso sinistra. Se voi lo selezionate così, tutto quello che lui raccoglierà praticamente verrà cancellato. Forse questo è un piccolo bug da fissare o da migliorare, qualcosa del genere. Comunque, andiamo subito in campo che vi faccio vedere un po' come le funzioni, perché da così da fermi magari si capisce anche abbastanza poco. Tiriamo su, spegniamo. Ok, allora, presupponiamo che noi siamo in un campo che bene o male è molto stretto, ci si passa poco, non ci sono molti vincoli cioè non c'è molto spazio per girarsi, adesso io non è il mio caso, ma va bene lo stesso. Allora, abbassiamo il tutto, mi sto intrippando un po' con i tasti, allora accendiamo.
voglio far vedere ora la funzione praticamente se dobbiamo fare il giro intorno al campo. Io parto da qui, giro in senso antiorario, scusate, in giro orario, perciò cambiamo la rotazione del nastro di destra, ok. Ora senza intripparmi troppo anche con la visuale, vedete? La sposterà totalmente tutta verso destra, ok? Per quanto riguarda questo senso di rotazione. Boh. Ora facciamo un'altra cosa. Cambiamo il senso di rotazione del nastro di destra, vedete che ha girato, e con keypad 8 singolo alziamo il centrale. Ok? Guardate cosa succede. I due laterali buttano al centro e ci viene l'andana. Ok, perfetto. Facciamo un giro un po' così. Alziamo. E questo è per quanto riguarda le funzioni aggiunte. Ora, per quanto riguarda il bug, comunque, dei sensi di rotazione che sono stati sbagliati, è proprio questo: se noi abbassiamo tutto quanto, ok, teoricamente noi così abbiamo i nastri che puntano al centro, sparisce tutto, come potete vedere. Ricordatevi sempre che quando voi volete fare l'andana interna, premete keypad 8 e alzate quello centrale, perché ha questo problema. Però ciò nonostante, io penso che questa mod sia molto funzionale e anche molto bella, sinceramente, molto originale. Ok? Stessa cosa, noi possiamo fare magari alzando, scusate, questo lo abbassiamo, questo lo alziamo, abbassiamo quello centrale, guardiamo che i sensi di rotazione siano uguali, possiamo usare soltanto i due laterali. Queste sono le varie possibilità di cioè, nel senso, noi siamo magari, abbiamo quasi finito il campo, siamo nello stretto, ci basta soltanto uno. Noi cosa facciamo? Alziamo questo, i laterali, e noi usiamo soltanto quello centrale. Se uno deve fare una rifinitura o non so che cosa. Allora, altra cosa da dire, c'è il problema che se noi comunque abbiamo tutto abbassato, noi alziamo normalmente con il tasto, ora adesso non mi ricordo la tastiera, io come potete vedere dall'F1 ho una serie di comandi con il joystick, penso che sia, no, B si spegne, C si vede dall'interno, vabbè, O, neanche O. Beh, va bene, voi magari che sapete usare la tastiera sapete come alzare e abbassare l'utensile. Vi ricordo sempre questo piccolo bug che c'è. Purtroppo non l'hanno ancora sistemato, nel senso quando voi alzate l'utensile, scusate, l'utensile, i raccoglitori, quello centrale continua a rimanere basso e purtroppo continua a raccogliere paglia, perciò voi dovreste spegnerlo, fare la vostra manovra di riposizionamento, ok, una roba un po' del genere. Abbassate il tutto, riaccendete e ripartite. Ecco, io di fatto adesso ho appena rifatto di nuovo quel aspettate che cambiamo il senso di rotazione dei nastri qua. Ok, riprendiamo un po' il tutto. Ok, adesso voglio farvi vedere dall'altra parte. Allora, cambiamo i sensi. Ora teoricamente dovrebbe girare tutto dall'altra parte, perfetto. Ok, ci siamo. Ed ecco qui. Queste sono le funzioni che sono state aggiunte a questo ranghinatore. Molto bello. Una cosa che ho notato che non è stata purtroppo aggiunta
vedete questo triangolino nero? Praticamente non sono altro che, adesso però se mi si chiude del tutto, io non vedo più una beata fava, come dice il mio boss. Allora, una cosa che non è stata aggiunta, che mi sarebbe piaciuto vedere, è che tutti i leveraggi, praticamente questi sono i leveraggi di sterzo, fossero un pochino animati, cioè nel senso quel triangolino che vedete qui sotto la scritta Osbo, se io sterzo tutto da una parte, continua a rimanere fisso, e invece dovrebbe, come dire, girare. Vedete? Torna lì, si allunga quel braccetto lì, ma oh, non ce la fa. Però non c'è altra animazione. Bene, cosa posso dire? Io comunque la reputo lo stesso una buona mod, anche se c'è magari qualche altro dettaglio magari da mettere a posto. Ora io non so se magari questo qui è d'azionamento tutto idraulico, anche il raccoglitore, penso proprio di sì, perché non ho visto né attacchi alla PTO, non ho visto niente, perciò penso proprio che sia idraulico. Nel caso ci sia funzione PTO, mi piacerebbe vedere qualche, come dire, giunto cardanico messo qua e là. E così. Bene, per questo video aggiornamento è tutto. Auguri, adesso io salgo anche sopra i trattori, va bene. Per questo video aggiornamento è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!